Radio. Un saluto a tutti da ZVinci, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo episodio qui sull'Italian Rice nella serie realistica. Allora, sto andando via senza il crosetto, in realtà lo dovevo agganciare, molto bene, cominciamo proprio bene. E andremo allo shop, perché ho acquistato, sì, bravo, complimenti. Ho acquistato un po' di roba. Aspettate però, perché devo anche vendere un po' di roba. Devo vendere queste. Allora, cosa andremo a comprare? In realtà l'ho già comprato. Andremo a cercare un sistema un po' più idoneo per i big bag. Intanto il nostro operaio qui sta fresando con i broviglieri. Noi ce ne andiamo allo shop. Proveremo, ragazzi, a vedere se con questo sistema riusciamo a stoccare i big bag. Allora, vediamo di fare una cosa, proviamo a comprarne a comprare un telaio, che dovrebbero essere qua, per vedere quanto è grande. Non credo che ci stia, però proviamo a portarlo in farm, vediamo che succede. Allora, sganciamo qua. Che cazzo stai facendo, Johnny? Che noi, avendo tutto in farm, nulla ci vieta di crearci i sacconi all'occorrenza. Vabbè, quello resterà libero, sperando di non far danni. Ok.
qua come sempre ci dobbiamo allargare. Ok. A occhio vi dico già che non ci stanno. Però onestamente mi sembra un buon metodo questo per crearci i nostri sacconi. E lo fai prendere? Cata sta cosa. Sì, non ci stanno. Non ci stanno, però troverò qualcosa per poterli mettere. Adesso nel frattempo tiriamo giù la tramoggia. Bene, allora, però tecnicamente se noi teniamo i sacconi così senza il telaio potremmo farcela. Allora, creiamo un altro. E forse ho fatto una cavolata a sto punto a vendere le CSZ. Devo un attimo capire, ragazzi, per quali sacconi sono compatibili con le CSZ. Non lo so, onestamente. Allora, vediamo quanta roba c'è rimasta dentro. Ora facciamo così. Lanciamolo. Lo fa sganciare. Infiliamo su un altro saccone. Allora, vediamo se riesco a prenderlo, che sono tutti storti. Bene, ragazzuoli, vi aggiorno un attimo sulla situazione. Allora, ho fatto questi sacconi con il pack di Vertex Design, quello vincitore del mod contest. Sono venuti fuori un'infinità di sacconi in realtà, e ho messo un rack per cioè un telaio, insomma uno stoccaggio, l'ho messo qua fuori dalle scatole.
Mi sembra abbastanza grande per poter magari contenere anche i rack stessi dei sacconi, però nel dubbio. Così non si può fa. Non si può fa perché non c'è abbastanza spazio. Allora, probabilmente andrò a comprare i rack. E se ci stanno qui bene, altrimenti ciccia. O comunque andrò a comprare i rack. E siccome sono impilabili, possiamo andare a stoccarceli anche all'interno, che forse è meglio. Quindi quello stoccaggio lì lo lascerò per i fatti suoi. Alternative, ragazzi, non lo so, magari me le studierò off camera. Accetto ovviamente, come sempre, e mi aspetto vostri consigli. Fatemi sapere se è possibile mantenere questo pack della Bressel in modo da riuscire a stoccarli decentemente. E niente, io come sempre vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Video magari un po' di prove, questo non credo ci abbiate magari neanche capito un granché, però come sempre vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, a dare un'occhiata a tutti i link in descrizione, e noi ci vediamo in un prossimo gameplay. Ciao.